Buongiorno Daedo, chi non sviluppa app per sistemi mobile e quindi sostanzialmente per iOS e Android, probabilmente non ha idea delle difficoltà a cui si va spesso incontro nel processo di approvazione di un'app sui relativi store, soprattutto per quanto riguarda lo store di Apple, il più draconiano nel far applicare quelle che non sono leggi, ma guidelines, cioè linee guida, che descrivono in maniera spesso colpevolmente, forse volutamente generica, come un'app dovrebbe implementare certe feature. Tanto che spesso ci si ritrova a discutere con un reviewer, cioè l'addetto umano a testare le app nuove o gli aggiornamenti che vengono inviati allo store, sull'interpretazione di una certa norma, impiegando giorni e talvolta settimane per dimostrare di aver rispettato le linee guida, oppure alla fine arrendendosi e cambiando ciò che al reviewer non piace. E la componente umana è talmente forte che capita di avere app che superano una review e aggiornamenti successivi con minimi cambiamenti, magari un bug fix, che vengono rigettati su punti già discussi e superati in precedenza. In questo quadro si inseriscono i due casi rumorosi che vi racconto oggi, che riguardano Telegram e Spotify. La prima ha appena pubblicato un aggiornamento alla propria app che include nuove feature e aggiornamenti alla UI, che comprendono la possibilità di creare topics nei gruppi con più di 200 utenti, la trascrizione automatica del parlato dei video e gli username collezionabili, che è una roba che riguarda l'acquisto in criptovaluta di uno username su blockchain, tipo NFT, insomma. Il blog post che annuncia questo update è accompagnato da una nota che dice: "Ci scusiamo per non essere riusciti a festeggiare Halloween in tempo quest'anno, dato che Apple ha impiegato 2 settimane per approvare l'aggiornamento." E un post del fondatore di Telegram, Pavel Durov, che aggiunge ulteriore pepe e dice che Apple ha impiegato ben più di 24 ore per fare la review dell'aggiornamento. 24 ore è il tempo che Apple dice di impiegare al massimo per la review di un'app. E dice invece il nostro che gli aggiornamenti nella sua esperienza ci mettono almeno 7-10 giorni per arrivare sullo store e per chi ha delle app più piccole è pure peggio. Continua poi festeggiando l'arrivo del Digital Markets Act, che è il set di regole europee in vigore dal 1 novembre, che si applicano ai cosiddetti gatekeeper, quindi sostanzialmente le big tech, e Apple sarà certamente classificata come tale. Durov si riferisce alle modifiche al funzionamento dello store che Apple sarà probabilmente chiamata a fare dalle norme, i cui punti più importanti sono tre: possibilità di utilizzare app store di terze parti, promozione di servizi e offerte che portano fuori dall'app e quindi dall'App Store, e utilizzo di pagamenti di terze parti. Queste norme inizieranno a essere applicate il 2 maggio del 2023 e da quel momento i gatekeeper dovranno spiegare alla commissione se soddisfano i requisiti o eventualmente adeguarsi. E quindi proprio questo potrebbe cambiare il panorama dello sviluppo mobile, cosa che Durov festeggia allegramente insieme ad Halloween, concludendo con un appello a tutti gli sviluppatori mobile di scrivere alla sua mail personale con DMA nel subject, che sarebbe Digital Markets Act, ovviamente, per raccontargli i problemi con App Store e Google Play, forse con l'obiettivo di dare ancora più peso mediatico alla sua posizione. E per quanto riguarda Spotify, ecco, Spotify ha apertamente accusato Apple di pratiche anticoncorrenziali. E il tema qui è la feature introdotta di recente degli audiolibri. Spotify vorrebbe permettere ai propri utenti di acquistare gli audiolibri singolarmente, ma senza passare per il sistema di pagamento di Apple, che, come sappiamo, si prenderebbe il 30% dei ricavi. Secondo le linee guida, è possibile fornire informazioni agli utenti sui sistemi di pagamento via email. E quindi Spotify aveva implementato un sistema per cui, con un tap sul lucchetto di un audiolibro, si veniva indirizzati a una pagina web di assistenza, da cui poi procedere a farsi inviare una mail con un link che rimandava un'altra pagina web su cui completare l'acquisto, una roba ovviamente folle, però apparentemente è l'unico modo per aggirare il blocco sui pagamenti, rispettando le guidelines. E invece niente, dopo tentativi ripetuti, respinti dai reviewer e probabilmente presa per sfinimento, Spotify ha deciso di rimuovere completamente il processo di acquisto dalle app iOS e adesso, se si va su un audiolibro non acquistato, compare questa scritta: "Vuoi ascoltare? Non puoi comprare audiolibri sull'app, punto. Lo sappiamo, non è ideale." E a detta del CEO di Spotify, Daniel Ek, anche su questa scritta c'è stata battaglia con Apple. Va detto che il link esterno per abbonarsi a Spotify Premium c'è in app e quindi è stato permesso, una cosa però che pare essere più frutto di un compromesso tra le due parti piuttosto che una regola generale, dato che in altri casi di questo tipo il comportamento non viene permesso.
Peraltro si è saputo che anche Telegram ha dovuto rimuovere le feature sui post a pagamento per lo stesso motivo, il rifiuto a passare dal sistema di pagamento dell'App Store. E in ultimo segnalo che invece sponda Google le cose stanno cambiando. A marzo infatti era partito il programma User Choice Billing, che è un sistema per ora riservato ad alcune app per testarlo e che consente l'implementazione di un sistema di pagamento alternativo a quello del Play Store. E Spotify è proprio la prima azienda, la prima app a implementare questa scelta data all'utente tra il sistema di pagamento del Play Store e quello alternativo fornito invece da Spotify, e in questo caso Spotify si è detta entusiasta. Ed era tutto per questo episodio dedicato a un rant verso Apple, assolutamente non motivato da esperienze personali. Grazie per aver seguito fin qui e ci risentiamo alla prossima. Ciao.